Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il giovedì 29 agosto. La Chiesa celebra la memoria del martirio di San Giovanni Battista. Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti e non dovrò vergognarmi, Signore. La mia delizia sarà nei tuoi comandi che io amo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe, mia fortezza, tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, Dio, mi hai istruito. E oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Alleluia, alleluia. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio,
la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputi il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. O Dio, che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccoglierne con gioia il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, per l'intercessione di San Giovanni Battista, vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.